Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Halo Combat Evolved, registrato in 4K e 60fps da PC. Nello scorso episodio avevamo affrontato la biblioteca e in questo affronteremo il livello doppio tradimento, in inglese Two Betrayals. Allora, parto subito col dirvi che, per quanto mi riguarda, proprio a livello soggettivo, questo è il peggior livello di Halo Combat Evolved. Se la biblioteca è, diciamo, a livello più oggettivo il peggior livello perché è letteralmente una stanza ripetuta all'infinito, Doppio Tradimento è quello che ritengo il più brutto da rigiocare, pieno di checkpoint messi a caso, difficoltà artificiale a manetta perché stai quasi sempre contro dei veicoli che ti shottano, lunghezza del livello per quanto mi riguarda eccessiva, a meno che non si inizi a rushare. E soprattutto la maggior parte del livello bisogna farla con un Banshee, e il Banshee in Halo 1 ha una manovrabilità criminale. Quindi andiamo con Doppio Tradimento, ma per punirlo, questo livello di merda, lo giocheremo a difficoltà facile. Tanto la cosa più interessante di questo livello è il filmato iniziale, dove finalmente scopriamo la verità su Halo. Infatti riattiva l'arma nascosta nel cuore di Halo e scopre la verità. Vai! Missione 8, doppio tradimento. Let's go! Vale a dire che ogni organismo con sufficiente massa e capacità cognitive è un potenziale veicolo. Qualcosa non va? No, niente. Bene, procediamo. Sfortunatamente, la mia utilità in questo incarico specifico termina qui. Il protocollo non permette alle unità della mia classe di eseguire compiti importanti come riunire l'indice al nucleo. Quel privilegio è riservato a lei, recuperatore. Strano, non era previsto che accadesse. Ah, davvero? Cortana. Ho passato le ultime 12 ore chiusa qui dentro a guardarti mentre aiutavi questo coso a scavarci la fossa. Ferma. È un amico. Ah, ma davvero? È il tuo amichetto, è così? Hai la minima idea di cosa stava per farti fare quel bastardo? Sì. Attivare le difese di Elo e distruggere i Flood. Per questo abbiamo portato l'indice al centro di controllo. Ne sei convinto? Un'intelligenza artificiale nel nucleo? Questo è assolutamente inaccettabile. Ma vaffan... Che impertinenza! Ti eliminerò subito. Sicuro che sia una buona idea? Come? Come? Come osi? Io... Tu cosa? Ce l'ho io, l'indice, vecchio rottame insulso. Basta. I Flood si stanno diffondendo. Se attiviamo le difese di Elo possiamo eliminarli. Tu non hai idea di come funzioni questo anello, vero? Del perché l'hanno costruito. Elo non uccide il Flood, ma tutto ciò di cui si nutrono. Umani, Covenant, chiunque. Siamo tutti commestibili. L'unico modo di fermare i Flood è farli morire di fame. Elo è stato progettato per questo. Per eliminare ogni forma di vita cosciente dalla galassia. Non mi credi? Chiedi a lui. È vero? Più o meno. Tecnicamente, l'impulso di questa installazione ha un raggio massimo efficace di 25.000 anni luce. Ma se intervengono anche le altre, questa galassia rimarrà priva di vita. O almeno, di ogni forma di vita con biomassa sufficiente a nutrire il Flood. Ma lo sapevate già? E tu, come potevi non saperlo? Aveva tralasciato questo dettaglio, vero? Abbiamo seguito la procedura di prevenzione alla lettera. Lei è sempre rimasto con me mentre gestivamo la situazione. Capo, rilevo dei movimenti. Perché esiterebbe a fare una cosa che ha già fatto? Dobbiamo andare. Subito.
L'ultima volta mi ha chiesto, se fosse una mia decisione, cosa farei? Dopo aver ponderato a lungo, la mia risposta non è diversa. Non c'è scelta. Dobbiamo attivare l'anello. Andiamo via di qui. Se non vuole collaborare, troverò qualcun altro. Ma devo avere l'indice. Mi consegni l'intelligenza artificiale o sarò costretto a prendermela. Non credo proprio. E sia. Conservate la testa, sbarazzatevi del resto. Attenti. Ed eccoci qua. Ovviamente muoio. Che bello questo livello, vero? Quando fai, quando spawni, fai letteralmente un passo indietro, puoi morire male. Ma è progettato molto bene, mi dicevano. Fortunatamente però ci danno l'arma ideale per abbattere le sentinelle, ovvero la pistola al plasma. Ora ci si sono rivoltati contro. Ok. Il guardiano non deve attivare Elo, dobbiamo fermarlo. Dobbiamo distruggere Elo. In base ai dati a disposizione, l'unica azione veramente efficace risulta alquanto rischiosa. Un'esplosione sufficientemente forte riuscirebbe a destabilizzare l'anello e neutralizzare i sistemi primari. Ma è necessaria una detonazione su vasta scala. Potremmo usare i reattori di fusione di un'astronave portandoli alla massa critica. Controllo cosa è rimasto della rete dei Covenant e cerco di localizzare dove è precipitata la Open. Se i reattori dell'astronave sono ancora intatti, possiamo usarli per distruggere Elo. Avete capito quindi cosa vuole fare Cortana ora? O meglio, cosa vogliamo fare anche noi? Distruggere Halo. Perché abbiamo capito che è l'unico modo per, non per far sì che quest'arma non venga mai attivata. Che questa terribile arma che potrebbe distruggere la vita nella galassia, la vita senziente, non venga mai attivata. L'unico modo per farlo, a quanto pare, è far saltare i reattori nucleari, ovviamente, della Pillar of Autumn, che è atterrata sull'anello. Avete anche modo di vedere com'è la difficoltà facile rispetto a quella eroica, tra l'altro, facendo questo, giocando in questo modo. Dobbiamo guadagnare tempo nel caso il guardiano o le sentinelle riescano ad attivare l'arma finale di Elo anche senza l'indice. Guardate, gli Elite non schivano quasi niente. Mi fanno molti meno danni. Che amplificano il segnale di Elo e gli consentono di far fuoco nello spazio profondo. I livelli di potenza sono enormi. Non riesco nemmeno a misurare l'impulso. Dunque, se danneggiamo o distruggiamo i generatori, il guardiano dovrà ripararli per poter usare Elo. Questo ci darà altro tempo. Segno la posizione del generatore più vicino con un punto di rotta. Dobbiamo entrare e neutralizzare quell'affare. Bene. È leggermente fuori portata, però. Quindi vediamo un po' come riusciremo ad arrivare lassù. Nel frattempo, tra l'altro, durante il primo dialogo che c'è stato tra il guardiano e Master Chief, in questo livello intendo, ci sono stati un sacco di easter egg, indizi. Anche quando il guardiano ha detto: perché esiteresti a fare una cosa che hai già fatto? Io ovviamente qui non vi spoilerò niente, però vi faccio notare che è una cosa un po' strana, no? Anche quando gli dice: Ma come potevi non saperlo? Tu? Come potevi non sapere che Halo funzionava in questo modo? Ed anche quando gli dice: la prima volta, quando me l'hai chiesto la prima volta, la mia risposta comunque non è cambiata. Bisogna attivare Halo. Sono degli indizi abbastanza chiari su quello che è successo prima. Ok, su quello che magari è successo in un lontano passato. Ecco, io sinceramente qui non ho alcun interesse nell'affrontare questo livello alla difficoltà consona, perché vi ripeto che è un livello molto brutto a livello di difficoltà. C'è un sacco di difficoltà artificiale. Qui infatti ci sarebbe tra l'altro un Wright. Eccolo là. Prendiamoci uno di quei banshee.
ci servirà per arrivare in che ti spara in continuazione. Fortunatamente qui ti mettono un lanciarazzi, però sorvegliato da un elito d'oro, giustamente, no? Perché non vuoi farti mancare nulla. E lì tipo sarei morto a difficoltà più alte, per il solo fatto di essermi avventurato un po' oltre, oltre una copertura. Elimino anche questo Jackal. Ed ora andiamo a prendere il lanciarazzi per eliminare il Bright. Vedo anche un altro nemico qui. Ah sì, due Grunt. Ok, già distrutto. A difficoltà eroica me ne sarebbero serviti molti di più di razzi per distruggere quel Wright. Mi sembra 4 addirittura. Bene, muoviamoci. Seguiamo il punto di rotta. Ok. E stiamo controllando per la prima volta in Halo Combat Evolved un Banshee, che può sparare sia in questo modo, sia in questo modo. Forse li ho già ammazzati tutti i Covenant che erano qua. Forse sì. Parcheggiamoci in maniera giusta. No, ce n'era ancora uno. Un altro. Ok. Parcheggiamoci giusti così. Così quando usciamo possiamo andare via subito. Al limite l'ho messo tra l'altro, Stava per cadere. Ok, io ho due bei razzi. Anzi, un bel po' di razzi. Non solo due. Che mi tengo volentieri. Vediamo cosa ci dice ora Cortana. Quello è il generatore. Il nucleo centrale è l'amplificatore di segnale. È quello che dobbiamo spegnere. Dobbiamo interrompere il flusso d'energia del generatore. Ho regolato i tuoi scudi in modo che emettano un impulso elettromagnetico dannoso per il generatore. Ma per farlo partire, dovrai entrare nel fascio. La scarica dovrebbe neutralizzare... No, non entro nel fascio. Ma consumerà il tuo scudo e sarai vulnerabile fino alla ricarica. Va bene. Facciamolo. Obiettivo raggiunto. Il generatore è in sovraccarico. Analisi. Il nucleo del generatore è fuori uso. Perfetto. Perfetto. Avete visto che simpatiche le sentinelle che vi attaccano proprio nel momento in cui non avete lo scudo attivo? Spacco tutto per sembrare un duro. Va bene. Il secondo generatore è situato nel canyon adiacente. Usciamo. Fisserò un nuovo punto di rotta mentre ci avviciniamo. Quello era un Grunt armato da Asha, no? È armato di un lanciarazzi Covenant, che a difficoltà più elevate vi avrebbe simpaticamente shottato. Siete contenti? Attraverso quella porta è l'accesso all'altro canyon. Let's go. Sento dei passi qui. Un Grunt mi vede. Ora non mi vede più. Dio. C'è qualcuno qui sopra, vero? O appena qui fuori. E via. Mi sta seguendo, vero? Sì. Non so perché mi seguisse al contrario, però mi stava seguendo. Faccio così anche per risparmiare un po' di munizioni, Altrimenti poi è un casino. Vedete che tra l'altro non vi colpiscono nemmeno quando sparano a difficoltà facile. Ed ecco i Flood. Beh, grazie per l'aiuto, infami.
Ok. Ma che bella sorpresa. Tra l'altro la difficoltà facile, loro comunque non prendono danni dal corpo a corpo comunque. Ok, mi servirebbero però delle altre munizioni, perché altrimenti qua sono fregato. Là c'è un elite d'oro? Che cazzo sto vedendo? Vabbè, lasciamo là l'elite d'oro. Vabbè, dai, continuiamo così. Vediamo cosa abbiamo avanti. Ci sarebbe la pistola. Molto interessante. A questa difficoltà soprattutto. Vai, prendiamoci la pistola. Anzi, a questo punto guardate cosa vi dico. Ecco. Pistola e doppietta, altro che lanciarazzi. Eccoci qua. Ponte. Dove i Covenant stanno tecnicamente combattendo contro i Flood. Guardali lì. Ecco, quel Flood è molto intelligente. Infatti preferisce sparare a me mentre sono dietro ad un vetro, piuttosto che ai Covenant che li stanno triturando. Là abbiamo anche un Elite armato d'ascia. Qualcuno l'ha colpito con un EMP, mi sa un loro amico probabilmente. Mi sa un suo Jackal l'ha colpito con un EMP e gli ha tolto lo scudo. Grandissimo Jackal. Vabbè, questi li lascio combattere. Tu muori. Ciao. Dannato Jackal con l'EMP. Mi sta facendo perdere vita. Ok. Proseguiamo. Qui cosa abbiamo? Da quanti punti rossi vedo, mi sa che abbiamo molti Flood. Esattamente. Però dovremmo avere anche dei Flood che mi ricaricano le munizioni. Esatto, vai, munizioni per doppietta. C'è qualcuno che è resuscitato e mi sta picchiando fortissimo, vero? Anche per pistola, bene così. Ora che mi sono ricaricato le munizioni, andiamo qua. Dove si sta svolgendo una vera e propria Battle Royale. Guardate, tutti contro tutti, incazzatissimi. Qui ci sarebbe stato anche un Flood con il lanciarazzi. Vediamo se c'è anche a difficoltà facile. Non sembra. Non sembra esserci. Ah, guardalo là, invece sì che c'è. Ma non l'hai ucciso? Ma che pippa sei? Ah, perfetto, ha ucciso me, giustamente. Cioè, spara un colpo sull'elite e non lo ammazza. Spara un colpo su di me, a distanza melee, quindi non avrei potuto evitarlo, e mi ammazza. Ditemi se questa difficoltà è qualcosa di intelligente oppure è difficoltà artificiale. È difficoltà artificiale, vi risparmio la risposta alla domanda. E stranamente l'hanno inserita solo qui, solo in questo livello. Cioè solo in questo livello c'è questa difficoltà bruttissima. Boh, vai a capire il perché. Vediamo se ci sono altre doppiette in giro da cui prendere munizioni. No. Ah, voi avete anche un po' rotto il cazzo, sinceramente, eh? Via. Oh. Qui stanno ancora combattendo fra di loro. Facciamo arrivare quello con il lanciarazzi. Eccolo. Via, immediatamente. Deve morire subito. L'elite che scappa da una forma infettiva. Ah no, c'era... Guardalo, guardalo. Guarda, guarda, lo sta assorbendo. Lo sta infettando. Morirà? Ce l'ha addosso, eh. Sì, sì, morirà. Tra poco morirà quello. Voglio vederlo. Voglio vedere quanto sopravvive. Zitto te. È morto. La forma infettiva l'ha ucciso. Vediamo se lo parassita in diretta. No, lo sta mangiando. Abbiamo avuto una dimostrazione in diretta di quanto può essere distruttiva una forma effettiva dei Flood. Una sola. Guardate tra l'altro come si sta cibando del povero Elite. Basta, dai. Basta. Ok. È arrivata su di noi, l'è scoppiata, perché quell'Elite non aveva più scudi energetici. Gli aveva tolti il Flood con la doppietta.
qua saltano tutti un po' in aria. E noi proseguiamo. Aia, oh, calmi, calmini qui. Ho preso un kit, non me ne ero accorto. Ma chi è che mi sta picchiando? A parte voi che dovete scoppiare tutti malissimo. Finito? Bravi. Pam 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 pam. Oh, una bella musica di sottofondo. Ho spedito di là la bomba. Qui abbiamo anche un Banshee che rompe le palle. La difficoltà eroica sarebbero stati due. Non so se c'è anche l'altro. Vediamo la difficoltà facile, quanti colpi prende prima di andare giù. Pochissimi. La difficoltà eroica almeno il doppio. Oddio, ne ho disintegrato uno. Là ci dovrebbe essere un altro fluido con il lanciarazzi. Attenti, o forse addirittura più di uno. La tattica migliore è eliminarli con la pistola da lontano. Guardali lì, sono due. Forse tre. Guardalo là l'altro. No, che non ha lanciarazzi quello. Adoro questa musica comunque. Venite, venite. Bravi, bravi, state facendo un ottimo lavoro, Flood. Questi stanno letteralmente facendo pausa pranzo. Qui dentro, se non ricordo male, si riempie di Flood, esattamente. Guardate i puntini rossi sulla mappa. Via. Lunghetto anche questo livello, Cioè lo sto per la maggior parte rushando, perché vedete che non mi fermo ad uccidere tutti i nemici. Eppure siamo probabilmente a meno della metà e siamo a 25 minuti quasi. Interessante. Sì, guarda, questa cosa dei livelli lunghissimi in Halo Combat Evolved la odio. È una cosa che non trovo di nessuna utilità o divertimento. Non so, fatemi sapere nei commenti se anche per voi è così, oppure se voi magari preferite i livelli lunghi. Ma posso magari di livelli che si attestino sulla durata di 30-35 minuti. Ce n'è uno dietro, vero? Sì. C'è un altro dietro? Sì. Ti ha benedetto il radar. Invece in Halo Combat Evolved, tolto il primo livello e magari il Silent Cartographer, che è quello più corto, gli altri si attestano tutti più o meno sulla durata di 45-50 minuti, se non un'ora. Intendo giocati tranquillamente, non rushandoli a schifo. Occupiamoci del prossimo generatore. Via. Ma grazie! Ma grazie ragazzi, cioè continuate a farmi saltare in aria con non so cosa. Via, 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 via.
C'è qualcuno che mi sta davvero inseguendo? No, ok. Qui si può fare un trick così e portare avanti il ghost. Ok, eliminiamo i nemici qui così che posso magari dare un checkpoint. Qui prendo munizioni, kit di pronto soccorso in caso mi servisse. Più avanti non troveremo dei Marines, quindi è inutile portarci il ghost, il Warthog, volevo dire. Abbiamo anche un lanciarazzi lì? O ci sono solo munizioni? Solo munizioni, ok. E granate a volontà. Eh sì, perché più avanti, qui, non proprio qui, ma leggermente più avanti, ci sarà una delle zone più ostiche del livello. Forse la zona più ostica del livello. Ok, eliminiamo i nemici. E andiamo. Questa qui. Vediamo di eliminare quanti più nemici possibile ora. Ecco, appunto. Vediamo se riesco a tirarlo giù con i colpi del ghost. Perfetto. Vabbè, ma è una difficoltà facile, ragazzi. Cioè, bisogna essere delle pippe colossali per non riuscire a batterli, i nemici. Guarda, quello sale anche lui sul cannone. E noi lo tiriamo giù. Proviamo ora ad andare a battere il Wraith. Tra l'altro non ci spara nemmeno, va bene, ok. La difficoltà eroica ci avrebbe sparato minimo altre 3 volte in tutto questo tempo che gli siamo stati sotto il naso. Poi andiamo ad abbattere i due hunter che c'erano qui dietro. Guardali lì. Tanto abbiamo la nostra bella pistola. Ma non colpire il mio ghost, infame. Colpisci me. Se ci riesci. Anche perché a difficoltà facile proprio vi prendono la mira e ve la sminchiano totalmente. Come sempre in Halo 1 c'è questa sorta di glitch che li uccide in un colpo se li colpite con un'arma a colpo singolo. Nelle parti vulnerabili, intendo. Bene, ora possiamo prendere uno di quei due Banshee e andare lassù. Questa cosa l'avremmo potuta fare rushando, però anche qui non so quanto convenga perché poi comunque in volo ci sono gli altri Banshee. Che ci possono far fuori, dato che in Banshee comunque come veicolo è molto fragile. E in più ci sarebbe ancora il Wraith che non ti colpisce quasi mai, ma in realtà qualche volta lo fa, quindi con i colpi proprio di mortaio. Ok, fuori uno. Fuori due. Fuori tre. Fuori quattro. Fuori cinque. No, non è morto quello. Via pure tu. Non è morto quello più pericoloso, ragazzi. Ok, quello con il cannone. Perfetto, ora è morto. Ok. Dovrei aver eliminato tutti i nemici che ci sono qui in giro. E il mio Banshee ha ancora abbastanza vita. Controllo la vita perché poi dovete usare questo Banshee per tornare giù. E se non ha abbastanza vita, tipo se ha un HP, e soprattutto se magari siete a difficoltà un po' più alta, non a facile, se venite fregati dal checkpoint perché non ve ne fa spawnare un altro, a meno che forse non si distrugga del tutto. Allora in quel caso sì. Ma sentinelle, avete un sacco di flood davanti a voi. Il vostro compito è uccidere i flood, perché attaccate me? Punto di domanda. Dato che tra l'altro siete delle pippe colossali, sentinelle. Ce la fate? Bravi, distruggetele. Niente, oh, non ce la fanno. Devono per forza colpire me.
Avete finito qua? No. Tra l'altro, in questo primo halo non possiamo ancora prendere la loro arma, il laser delle sentinelle. Da halo 2 in poi potremmo farlo. Vai. Attiviamo questo scudo. E andiamocene. Sì. Più o meno andiamocene. Tiriamo una granata lì. Uno con il lanciarazzi. No, 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 non va bene quello con il lanciarazzi. Ok. Quando siamo senza scudi non possiamo farci colpire dai delle forme infettive, altrimenti succederebbe quello che è successo con l'elite. Con quell'elite in precedenza. Allora, dai, attaccatemi. Bravi. Ovvero che inizierebbero a succhiarci letteralmente la vita. I tunnel sotterranei. Andiamo. Ho individuato la Pillar of Autumn. Si è fermata a 1200 km più su. I rilevamenti indicano che i suoi reattori sono ancora accesi. Nemmeno io posso accedere ai sistemi di sicurezza della Pillar of Autumn senza l'autorizzazione del capitano. Dobbiamo trovarlo, o almeno il suo impianto neurale, per innescare la detonazione. Quel tunnel porta all'altra sezione del tempo. L'ultimo generatore da distruggere si trova da quella parte. Bene, così. Ora arrivano i Flood. Vabbè, le forme infettive in teoria non possono far nulla contro il Flood. Ne ho visto uno con un lanciarazzi? Sì, ne ho visto uno con un lanciarazzi. Non so perché amino mettere in continuazione Flood con i lanciarazzi in questo gioco. In questo livello più che altro, perché negli altri poi in realtà non ce ne sono. Guardalo, guardalo! Che infame! È messo lì apposta per distruggerti il Banshee. Nel caso in cui tu arrivassi con il Banshee. Cioè lo fanno pure apposta gli stronzi. A mettere i... Guardalo lì un altro. È uno che si è suicidato probabilmente. Ma ce n'era un altro con i lanciarazzi, eh. Ha sparato e ha colpito uno dei suoi... Sì, guardalo qui. Ha colpito uno dei suoi amici. Ok, eliminiamo quel Flood. E proseguiamo. Quasi quasi potrei tecnicamente portarmi il Banshee. Ma facciamolo a piedi, dai. Facciamolo a piedi normalmente. Però sì, qui sotto potresti portarti il Banshee in teoria. Proprio per rushare al massimo. Ah sì, qua mi ricordo. Adesso arrivano tutti i Flood. Comitato di benvenuto? Ah no, non ci sono. Le altre volte arrivavano proprio direttamente. Vabbè, questi lasciamoli qua. Cavoli loro. Anche se probabilmente ci arriveranno da dietro. Ma se andiamo abbastanza veloci non ci prenderanno mai. Ma che bella sorpresa. Avete finito, ragazzi? Grazie. Mi servirebbero munizioni della doppietta. Qualcuno ce le ha? No. Devo cambiare per forza arma, mi state dicendo? Vabbè, cambierò arma, che vi devo dire. Eccoli che arrivano da dietro, come vi avevo detto. Li elimino perché comunque la loro esplosione, non so se a difficoltà facile mi one-shotterebbe. Ma creerebbe comunque problemi, quindi via. Ok, abbiamo comunque la pistola e quest'arma per le creature che ci arrivano magari un po' più vicine. Tecnicamente ci manca solo l'ultimo dei pilastri da distruggere. Vediamo un po' dove ce l'hanno messo. Ecco, immaginatevi questo livello però a difficoltà eroica, dove in ogni sparatoria devi stare attento o addirittura leggendaria.
Cioè, dove magari continua a morire in un punto. È una cosa noiosissima, pallosissima. Tra l'altro è tutto scuro. What the fuck, è notte magari. Eccoci, ultima corsa. Distrugge il generatore di impulsi, numero 3. E là infatti i Covenant stanno combattendo contro i Flood. E questo non ha niente di meglio da fare che arrivare addosso a me. Va bene. Sì, come vedete è difficoltà facile. I Banshee nemici sono fatti di cartapesta. Cioè, letteralmente di cartapesta. Ah, ma li hanno ammazzati tutti, davvero? Li hanno davvero ammazzato tutti i Flood? No, mi sembra che poi arrivano ad altre ondate. Non so chi mi sta distruggendo da dietro, vero? Sì, mi sono messo davanti all'entrata dei Flood. Sono un genio. Sono un genio, ho sbagliato il positioning. Non mi ricordavo che i Flood arrivassero da sinistra. Mi ricordavo che arrivassero da in fondo alla vallata. Comunque sappiate che mi ricordo dove sono gli ultimi Banshee da prendere e non sono qui. Sono da tutt'altra parte. Allora, facciamo che li lasciamo distruggere tra di loro. Noi distruggiamo solamente il Banshee. Ehi, Banshee? Sono qui. Ma riesco a colpirlo almeno? Sì, ok. Boh, salta in aria, grazie. Perfetto. Gli faccio solo un favore ai Flood distruggendogli il Banshee. Poi, in teoria, dovrebbero farcela da soli. Quello mi sta inseguendo, davvero? Cioè, ci sono dei Flood che stanno venendo verso di me? Che arma porti? Almeno un'arma interessante. No, un fucile d'assalto. Vabbè, allora puoi morire. E guarda lì. Vengono verso di me, posso che andare verso... Boh. Non capisco questa cosa. Spero di andare verso i Covenant. Posso salire qua su? Forse con un crouch jump? Sì, ok. Ora provo ad andare qui dentro. Ok, vai dammi quello nuovo, grazie. Ah, è bloccata. Niente allora. Si deve andare per forza di qua. Guarda lì là, gli altri Flood. Ok, hanno abbattuto tutti i Covenant. Ma che bello, un altro Flood con i lanciarazzi. Ma quanto è divertente, ragazzi. Morite tutti. Morite allegramente e via. Non c'è nessuno con una doppietta, vero? Però in compenso c'è qualcuno che resuscita e mi vuole far fuori. Ok, non abbiamo visto come hanno fatto, ma i Flood sono riusciti ad assaltare i Covenant e a distruggerli. Mentre andiamo avanti con questa musica quasi da lounge. Nel nevischio di Halo. Interessante. Là forse abbiamo delle armi un po' più congeniali noi. Quindi lasciamo combattere. Un fucile da cecchino, lanciarazzi. Sì, assolutamente. Perché mi ricordo cosa c'è più avanti. Quindi il lanciarazzi me lo prendo. Però magari sapete cosa? Me lo prendo dopo. Prima eliminiamo questi Covenant infami. Dato che evidentemente preferiscono sparare a me piuttosto che sparare ai Flood che li stanno letteralmente decimando. Esattamente. Aia, chi è? Da dove? Ah, tu, ok. Sì, Grunt, tu sei un genio davvero. Cioè, c'hai un'orda di Flood davanti e spari a me. Va bene. Ma stai fermo, altrimenti non posso colpirti con quest'arma. Ok. Eliminati tutti. Parte qualcuno che resuscita. Vabbè, normale amministrazione. Con i Flood, un altro che è resuscitato. Via. Ed ora posso effettivamente prendere il lanciarazzi. Mi va bene, mi va bene.
Il fucile da cecchino lo lascio qua perché tanto ho questa, che è la difficoltà facile. È quasi un fucile da cecchino. Ma guardalo. Ma guarda quanti sono con i lanciarazzi. Cioè, vi rendete conto? Allora, loro te li mettono perché più avanti potrebbero servirti i lanciarazzi. Ma te ne hanno già messo uno lì a terra. Cioè, ok che in co-op magari entrambi i giocatori vogliono i lanciarazzi. Non mi sembra un po' eccessivo metterne così tanti. La riconoscete questa zona? Cioè, in generale riconoscete tutta la mappa. È il livello, la mappa del quinto livello. Salto la sala controllo. Là in fondo c'erano i nostri Marines intrappolati. Qui c'era il Wright. Stavolta là in fondo. Vediamo cosa si riesce a fare. Magari andando un po' più sneaky sneaky da questa parte. Eccoli, Covenant. Noi dobbiamo tirar giù i Wright. Questo è il nostro obiettivo. Vabbè, ma non disdegniamo nemmeno di polverizzare un po' di Covenant, con un razzo, cioè. Non fa male. Non fa male uccidere Covenant. Vediamo dove è andato l'altro Wright, che si era mosso più avanti. È qui? No, niente. I Flood preferiscono combattere contro di me. Quando ci sono dei Covenant che li stanno letteralmente decimando lì davanti. Dov'è l'altro Wright? Ma perché sparano a caso? Eccolo, eccolo là. Ok, uno è morto. Probabilmente aveva preso già dei danni, eh. Perché è difficile che muoia così un Wright. Quello ha evitato il colpo. E mi stava per disintegrare. Immaginatevi la difficoltà leggendaria questo pezzo. Così ve lo lascio immaginare. Allora, distruggiamo il cannone là che dà fastidio. Poi magari eliminiamo un po' di Covenant. Tipo quel Grunt. Esattamente. Meno punti rossi ci sono nella mappa, meglio è. Ok. Vedrò vediamo se riusciamo a colpirlo senza che si sposti in continuazione. Niente, evita tutto. Ok, con uno l'ho colpito. Vai, tiriamogliene un altro. Esploso, perfetto. Un Elite invisibile, ma che bello. Però ora senza Evrite fanno molta meno paura. Più che altro perché forse non possono one-shottarti. Forse, eh. Ah, ma ci sono anche i gentilissimi Hunter. Io vi ripeto, immaginatevi questo pezzo a difficoltà leggendaria. Quanto deve essere divertente. C'è anche qualcuno che mi spara da dove? Ah, ma c'è un altro invisibile. Ovviamente, no? Vuoi farti mancare qualcosa in questo pezzo d'infame? Ok, vai. Un Hunter è andato. Con te non voglio sprecare munizioni, con te sì. Anche con te. Voglio eliminare l'ultimo Hunter. Dai. Dai, bravo. Vai. Ok. Ho eliminato tutti i Covenant nei paraggi. Là non c'è più nessuno nemmeno, ok. E questi sono i due Banshee che possiamo prendere per arrivare lassù. Checkpoint completato. Siamo vicini alla fine del livello, ragazzi. A facile. Rushando alcune parti, ci impiegheremo comunque 50 minuti. Vi rendete conto dell'assurdità di questo livello? Cioè, vi rendete conto? Immaginatevi la difficoltà più alte. Che ci saremmo stati probabilmente 2 ore. Ah, ma ci sono le sentinelle, le nostre amiche. E in più ci sono anche dei Covenant lì, davvero? Ma non attaccano i Covenant loro? No, non ci sono dei Covenant qua, ok. Abbiamo solo un sacco di granate. Kit di pronto soccorso, doppietta. Io la doppietta me la prendo al posto del lanciarazzi. Però sei stronza, eh. Dove eri quando ho ucciso tutti i tuoi compagni?
E perché non muori? Ma che problemi hai? Ok. Stavo solamente ricaricando la mia doppietta. Niente da vedere qua. Qui abbiamo altre munizioni per il lanciarazzi. Abbiamo letteralmente tutto l'arsenale che possiamo volere per l'ultima parte del livello. Mi basteranno questi e le granate al plasma. O in generale le granate. Ok. Punti rossi a manetta. Sono altre sentinelle, va bene. Ah, queste hanno pure lo scudo energetico. Ma che simpatiche. Ma che simpatiche. Che palle, mi fossi ricordato che ci sarebbero state le sentinelle, avrei preso il fucile al plasma. Con quelle le avrei disintegrate istantaneamente. Esci, esci tu, che sei a poca vita. Immaginatevi la difficoltà eroica o a leggendaria, quanto deve essere divertente questo pezzo. Cioè, letteralmente sto svuotando le mie munizioni contro queste sentinelle e non muoiono. Ok. Bene. Ottimo. Andati tutti. Disattiviamo l'ultimo generatore di impulsi. Ultimo bersaglio neutralizzato. Andiamo via di qui. Perfetto. Proviamo un passaggio e andiamo dal capitano. No, ci vorrà troppo tempo. Hai un'idea migliore? Elo dispone di un sistema di teletrasporto. Ecco perché il guardiano si sposta così in fretta. Ho capito come accedervi quando ero nella sala controllo. Sfortunatamente, ogni trasporto richiede un consumo elevato di energia. Qualcosa mi dice che non mi piacerà. Ma vedrò di estrartela dalla tuta senza danneggiare lo scudo. Ovviamente si può provare una sola volta. Procedi. Ed abbiamo completato, a difficoltà facile, anche doppio tradimento. Che dire di questo livello? È quello che vi ho già detto durante tutto il video. Io che metto ovviamente in pausa. È un livello pieno zeppo di difficoltà artificiale. Per quanto mi riguarda non è divertente da giocare. È troppo lungo. Ci sono troppi, letteralmente troppi flood con i lanciarazzi. Appunto vedasi difficoltà artificiale. Troppi veicoli dei Covenant nemici. Cioè, in fondo al livello ci sono due Wraith, Covenant invisibili, Elite d'oro, altri due o tre Elite, due Hunter, una marea di Grunt e in più anche i Flood. Cioè, davvero? Quello è il vostro, la vostra idea di divertimento? E tra l'altro in un'area molto aperta in cui hai anche relativamente poche coperture, a parte un paio di sassi. Cioè, non è che ci sono magari dislivelli, cunicoli dove puoi attirare i Covenant e sconfiggerli magari uno ad uno, modi che hai per aggirare i Wraith. No, sono letteralmente con le spalle coperte. Ci sono due Hunter. È una cosa assurda quella parte. Farla a difficoltà elevata, io vabbè, l'ho fatta come sfida quando ho completato tutta la campagna a difficoltà leggendaria, ma è una cosa che ti distrugge la sanità mentale, secondo me. Quindi questo livello è bocciato su tutta la linea. Carino solo il fatto che prendi il Banshee per andare in giro, ma anche il Banshee ha una manovrabilità pessima. Detto ciò, il video finisce qui. Nel prossimo video affronteremo il livello Keys, il capitano Keys, e scopriremo che fine ha fatto il buon capitano. Lascia un mi piace se il video ti è piaciuto, commenta ed iscriviti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!